Avremmo preferito finanziare un infermiere, e invece avevamo deciso di comprarsi un caccio con quei fumi tricolori che non servono un cazzo, specialmente quando cerchi di finire l'Italia. Cosa c'entrano i colori con la fantasia? Un infermiere era molto più importante di un sergente oppure di un colonnello o una Maria. Non sapevo come scriverlo, ma quello che è successo ci insegnerà qualcosa, spero. O continueremo a comprare quei caccia dall'America per davvero. Neanche il coronavirus ci ha insegnato a spendere meglio quei nostri soldi sudati con il fronte del nostro cuore. Neanche un sentiero ci portava fino in fondo, fino a credere che non è facile spengersi nel vento. Quei carri armati presi per sbaglio e quelle bare stese sul divano di quei corpi disegnati per caso nel mantovano. Certo che non era una guerra, ci volevano più infermieri, questo si sapeva già, e anche qualche maestra di più. Questi soldi spesi a cazzo, io non ne posso più. Spendere quei soldi così male invece di finanziare un'infermiera o un dottore, li sprecheremo in armi oppure anche nelle farmacie. Un dottore e un infermiere potevano salvarci da queste migliaia di morti che hanno sdirenato i nostri corpi. Non serve poi scusarsi dopo, dovevamo pensarci prima, ma il prima è adesso. Prima e adesso si potevano finanziare qualche cantautore che dal balcone avesse buttato un po' di fantasia per permettere a chi era da solo inchiuso in casa di respirare un poco di magia. Si poteva finanziare pure un cantante che ogni tanto avrebbe dato un po' di serenità, affacciato con la sua chitarra al balcone, cantando la sua disperazione. Il futuro è già qua. Tutto dipende da come si spendono i soldi nell'intera umanità.